Una variante di un effetto che avevo già mostrato di John Mendoza. Andiamola a vedere. Mazzo di carte che andiamo a mescolare in una maniera più genuina. Quindi tagliamo e giriamo una prima carta, non so, un 5, dobbiamo arrivare a 13. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ancora 11, 12 e 13. Ancora 1, 13. Ancora 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. E giriamo. Ora togliamo due mazzetti a caso, immaginiamo questi due, a posto? E giriamo le prime carte di altri due mazzetti. Magari uno vuole togliersi lo spizio, gira questo, e un altro gira quest'altro. Sono 13 e 11 e 24? Sì, 24, aggiungiamo 10. 34, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3 e 4. Rimaniamo con 2, 4, 5 carte. Sarebbe magico se l'unica carta che non abbiamo girato vaccinato sia un 5. Visto, completamente libero, free, impromptu, ragazzi, datevi da fare, vediamolo e rifatelo. La spiegazione va da sé, molto semplice, ragazzi, il mazzo viene mescolato regolarmente, cioè davvero non ci sta niente di strano, è automatico di suo, cammina da solo. Giriamo la prima carta, diciamo di dover arrivare a 13, quindi 12 e una 13. E giriamo di dorso. Ancora una volta dobbiamo fare 5 mazzetti, ricordiamoci: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. E giriamo. 12, 13 e giriamo. 13, giriamo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 e giriamo. Ora andranno tolti due mazzetti. Immaginiamo questi e questi. E andranno messi sotto al mazzo che abbiamo fra le mani. Dobbiamo girare, faccio in atto, due prime carte di due mazzetti qualsiasi. Mettiamo caso questo, che è un 12, e questo 12, 3 e 15. A questa somma noi dobbiamo aggiungere 10, quindi 25, e conteremo 25 carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4 e 5. Rimaniamo con due carte. Se andiamo a girare la prima carta e l'ultimo mazzetto rimasto, sarà un 2. Ora, se fossimo rimasti con tre carte, sarebbe stato un 3, 5 carte un 5 e via dicendo. Ragazzi, è automatico, provatelo, seguite i passaggi e non ve ne pentirete. Ciao! Questo è uno di quegli effetti che lascerà sempre a bocca aperta. Ciao, alla prossima!